Salve a tutti, io in questo breve video tengo a rammentarvi il fatto che per ora, per il concorso straordinario, sono state previste le date e, secondo il regolamento, chi è in quarantena, chi è in quarantena, cosa accadrà, non potrà partecipare. Allora, forse non mi avete mai sentito utilizzare termini forti, però io credo che se non ci sia una movimentazione anche da parte nostra, come per esempio è stato per la riapertura delle graduatorie, io credo che per ora tanti di noi che stanno bene rischiano grosso, perché ci sarà un grosso paradosso. Quale? Chi contrae il virus, magari anche durante il lavoro, verrebbe tagliato fuori dalla partecipazione al concorso, che magari aspetta da anni e non è la sua la responsabilità, anzi, praticamente chi lavora, non è un infortunio prendere il Covid, forse anche peggio, chi lavora è esposto al rischio Covid, certamente non è responsabilità del docente che magari si trova in un'aula di studenti asintomatici che si sono scambiati purtroppo il virus, si sono contagiati a vicenda, si ammala, e cosa fa? Dopo che aspetta da anni il concorso, non lo può fare, lo perde. Tutto quello che stiamo facendo, i video, i libri, le preparazioni, eccetera, eccetera, in un attimo vengono eliminati. Allora io vi dico ancora una volta di non prendere sotto gamba questo aspetto. Ci vuole perlomeno, se non si decide di far slittare le date, vanno previste delle prove suppletive o delle prove che si faranno in un altro periodo per tutti quei docenti che non potranno fare il concorso a causa del Covid. Passate parola, condividete, dite cosa pensate. Io spero di... Io sono, sapete, un insegnante di ruolo, però al tempo stesso mi preoccupo per tutti quei bravi docenti, colleghi che magari vogliono avere un contratto a tempo indeterminato e aspettano questo concorso da una vita. Un caro saluto, passate parola, condividete, un caro saluto da Francesco Samani.